Gentili signore e signori, Franco Corelli è il prestigioso protagonista di questa trasmissione, nel corso della quale potrete assistere ad una serie di sue eccezionali esibizioni, in quanto il mio ospite ha interpretato alcune romanze particolarmente legate al suo nome in una ambientazione scenografica da noi predisposta appositamente nel nostro studio. Dedicando questa trasmissione a Franco Corelli, ovviamente non potremo non parlare un po' della sua carriera, almeno delle tappe più significative di esse. Per cui io intratterrò con lui una breve conversazione rievocando una velocissima carrellata, appunto questa carriera gloriosa di Franco Corelli. Mentre più tardi il dottor Giuseppe Pugliese, illustre critico musicale, ci tratteggerà un profilo critico sull'arte interpretativa e canora del mio ospite. Franco Corelli è nato ad Ancona e ha debuttato nel 1951 nella Carmen di Georges Bizet al Teatro Nuovo di Spoleto. Primissimo debutto questo, vero Franco? Sì. Ecco, è stato il primo impatto, diciamo così, col pubblico e col palcoscenico. Mentre diciamo la vera e propria carriera di Franco Corelli è quella che doveva percorrere l'arco glorioso, vero, di circa un trentennio circa ad oggi, mi pare. Esatto. Ecco, aveva inizio nel 53 alle Terme di Caracalla in Roma, sempre con Carmen, che praticamente è l'opera forse più legata a Corelli, se non altro è per una ragione affettiva, essendo stata l'opera del suo debutto, poi per le soddisfazioni ovviamente che quest'opera ha dato naturalmente a lui nel corso della sua carriera, e anche perché congeniale mi pare al suo temperamento, no? Sì, è un'opera che risponde assolutamente ai mezzi che ho, anzi diciamo che avevo, perché in principio quest'opera era data ai miei mezzi, diciamo, di debutto, quindi ho trovato facilità in quest'opera, poi è un'opera che ho particolarmente sentito. E non dico che mi abbia portato fortuna, per quanto tutti noi abbiamo un'opera che ci porta fortuna, no? Però è un'opera che ho sempre amata, veramente, e anche oggi, ancora oggi la faccio con grande passione. Ecco, si vede questo, e io vorrei appunto avere ai telespettatori anche questa sensazione, proponendo immediatamente l'interpretazione che Franco Corelli ha dato in questa circostanza della romanza del fiore dalla Carmen di Georges Bizet, cantata in lingua originale. La nuit, je
Dopo questo brillantissimo avvio, Corelli cominciò a percorrere, come ho detto, una fulgida carriera e cominciò naturalmente a specializzarsi, per così dire, in altre opere, pur esse congeniali al suo temperamento e alla sua voce. Ecco, e rammento che nel 54, correggimi sempre se io qui posso anche errare in alcuni dati, avvenne il suo debutto alla Scala con la Vestale. Mentre a Trieste aveva debuttato in Norma con Maria Callas, vero? È vero, sì. Mi pare che poi da quel periodo comincia la tua collaborazione, diciamo così, con Maria Callas, no? In numerose produzioni, in numerose opere. Sì, con la Callas ci ho cantato, dopo Norma ho fatto la Vestale subito in inaugurazione di Scale. E qui facevo menzione prima io, vero? Esatto. E poi opere, poi in seguito tutte le altre opere di riesumazione come Pogliuto. Sì. Tappa importantissima, anche oh, se importantissima, mi consenti, per sì, te, perché sei passato in quel momento in quel repertorio veramente che nessuno poi, dopo Lauri Volpi, ha osato affrontare, vero? Sì, un repertorio veramente... Bonotti, Pogliuto, Il Pirata... Sì, difficoltoso, sì. Ecco. Ma tu, dimmi, scusa. No, poi dico, c'è stato Il Pirata, che ho cantato con la Callas. Ma con la Callas è stato tutto un lavoro strano, perché io praticamente mi sono trovato con lei quella volta quando è successa la faccenda di Gronchi, cioè con Gronchi famosa in teatro. Norma al Teatro dell'Opera. Perché sì. Abbiamo stoppato il primo atto. Poi con lei ho fatto l'ultima recita nel 58, che lei uscì dal Metropolitan. E poi rientrò nel 60, eravamo insieme nel Pogliuto, poi rientrò ancora insieme a me a Parigi lei, poi venne di nuovo al Metropolitan nel 64 con Tosca. Siamo trovati in strane occasioni, siamo di uscita e di entrata, sì, quando lei usciva entrava, no? Ma è stata certo una grandissima collaborazione e collaboratrice. È un, direi, un duo eccezionale, vero? Però con Corelli Callas. E io vorrei tornare un momentino indietro e andare al 56, ecco, perché è una data, diciamo così, vero, che si collega anche con un altro tuo personaggio, quello di Radames, in Aida. Mi pare col tuo debutto a Verona, sempre all'Arena di Verona. Eh sì, il mio debutto è stato fatto proprio all'Arena di Verona. Sono state due recite veramente faticose, perché in fronte a un pubblico di 25.000 persone non si scherza. Lo credo bene. Lo ricordo ancora. Io in genere ho avuto sempre un po' paura prima di entrare in scena, ma quella sera era una sera particolare. Per me Aida in quel momento rappresentava il mio arrivo, diciamo, nel repertorio acuto. Certo. Quindi era una delle prime, perché Aida era un'opera acuta, in fondo. Certo, insomma, certo. Bisogna almeno avere molta facilità. Certo. Io ho cominciato con opere piuttosto centrali, no? Esatto. Ecco perché dicevo prima che Carmen è un'opera congeniale a me. E Carmen non è un'opera acutissima. Ha degli acuti, però sono acuti messi bene, cioè certo. Acuti non difficoltosi, certo. Capisci? Tu sai che ci sono romanzi difficoltosi, certo. Altri meno, pur magari arrivando alla stessa nota, come altezza di nota. Ci sono queste famose tessiture che tante volte danno fastidio. Certo. Carmen non è non è un'opera che ha la tessitura molto acuta, certo. Capisci? Quindi è un'opera che è molto adatta per un debuttante. Un debuttante certo che abbia la voce adatta per far Direi bene, perché poi, vediamoci... presenta pure le sue difficoltà, assolutamente. Non è un'operina certamente, come dice qualcuno. Ecco.
Ma io vorrei tornare adesso all'Aida e proporre ai telespettatori la tua interpretazione della famosa celeste Aida. Se quei guerrieri io fossi, se il mio sogno si avverasse. Un esercito di frodi da me guidato, e la vittoria, e il plauso di me si torna. Quea te mia dolce Aida, tornar di là vicinto, dirti per te ho pugnato, per te ho vinto. Oh!
Ecco, Franco, io vorrei parlare un momentino della tua carriera internazionale. Cioè, quando ho avuto inizio, praticamente? Ma internazionale, se tu pensi... Fuori d'Italia. Del terzo mondo. In Europa e poi in America. Beh, in Europa quasi subito. In Europa quasi subito. Mi sono spostato subito a Vienna. Appena ho fatto Aida al... dopo aver debuttato a Verona, sono passato a fare Aida al Teatro di Vienna. Sì. Poi va bene, siamo a Madrid, Parigi, quelle sono piazze, diciamo, facili per noi, uno spostamenti rapidi e vicini. Però la vera carriera internazionale, parlando del terzo mondo, l'ho cominciata circa nel 61. 61, esattamente. 61, nel 62. Metropolitan. Ecco, sì. E se i miei punti non sono errati, col debutto col Trovatore. No. Ah sì, ho debuttato in Trovatore. Trovatore, sì. Sì, vero. Risulta una grossissima affermazione nel Trovatore, che a questo punto vorrei far vedere subito dall'interpretazione data in questa occasione da Franco Corelli, a partire dalla romanza A sì, ben mio, fino alla fine dell'atto, compreso ovviamente la famosa pira.
Devo rammentare, a proposito del trovatore, una famosa affermazione di Franco Corelli l'anno successivo al debutto al Metropolitan di quest'opera a Salisburgo nel 62, esatto. Ecco, un'edizione di Trovatore che ancora tutti ricordano, l'edizione diretta da von Karajan, vero se non erro, sì, e con, Price, con Lentin Price, Ettore Bastianini e la Simionata, quindi mi pare un cast eccezionale. Beh, io vorrei venire anche un momento su altre opere che tu hai interpretato che hanno costituito l'ossatura del tuo repertorio. Ecco, e vorrei che le dicessi te, quali opere hanno costituito praticamente il tuo le opere base del tuo repertorio? Ma io, insomma, come dicevo, io ho cominciato con un repertorio piuttosto centrale, poi mi sono spostato in un repertorio più acuto. Sì. Quindi praticamente dopo aver fatto il debutto in Aida ho cantato subito Trovatore. Trovatore si differenzia un po' da Aida perché è un'opera un po' più eroica, specialmente nel fraseggio, e più, non solo per il famoso Do della Pira, ma perché veramente è un'opera che ha bisogno di un gran fraseggio, specialmente nel quarto atto, no? Certo. E nel secondo atto. Ma oltre al Trovatore, poi ho cantato
Turandot, altra opera congeniale per i miei mezzi, che Turandot, dunque, l'ho debuttata in particolare situazione, e, debuttando alla Scala, incontrando Nizza per la prima volta, mentre stavo girando le scene di Turandot televisiva alla televisione di Milano. Sono stato chiamato all'ultima ora alle 7 di sera, il maestro Volta mi ha telefonato personalmente, mi ha detto: Corelli, ti sentiresti di cantare? Ma che cosa, maestro, io qui sto lavorando, sto girando. Senti, cerca di venire subito qui perché non abbiamo il tenore Corri. Io insomma mi sono presentato in scena alle 9 precise e ho cantato per la prima volta la Turandot con la famosa Nilsson, con la quale ho cantato 18 anni interi di Turandot. 18 anni interi di Turandot, non so, Turandot rappresenta forse una delle opere che ho cantato più di tutti, ma credi che tenere banco alla Nils e cantare con lei 18 anni di Turandot per me costituisce un grandissimo primato. Lo credo, del quale giustamente tu devi andare orgoglioso, ma visto che hai portato il discorso su Turandot, allora facciamo assistere ai telespettatori la tua interpretazione di Nessun dorma, quella che abbiamo registrato appositamente per questo programma. A questo punto io devo dire qualcosa di molto importante, perché è storico. L'esecuzione di Turandot del 1961-62, data al Metropolitan di New York, veniva rappresentata, Franco, mi pare dopo 36 anni. Sì, circa dopo 36 anni. Quindi un avvenimento eccezionale, ovviamente. Sì, è stato un avvenimento veramente da ricordare, perché è stata fatta... studiata bene sotto tutti gli aspetti, hanno chiamato perfino Stokowski come direttore d'orchestra, Cecil Beaton per fare i costumi e le scene, la Nilsson, il non plus ultra, certo.
la mofo come gli un, e beh, insomma, è stata. E poi da quella Turandot lì, Metropolitan quasi ogni anno ripete Turandot. Oggi Turandot è un'opera di grande cassetta al Metropolitan. Certo, dopo la vostra, non dico riproposta, ma proposta, perché insomma dopo la prima passati 36 anni, insomma, direi che un lasso di tempo piuttosto notevole. Beh, insomma, il fatto è. Adesso non devo dire che la prima volta Turandot non ha fatto successo, però il successo vero e proprio di Turandot è stato dal 1961 in poi. Ecco, da quell'edizione. Ecco, abbiamo parlato, ha fatto menzione prima a Stokowski, e questo mi deve far dire che ovviamente Franco Corelli nell'arco della sua carriera ha cantato sotto la direzione dei più illustri direttori d'orchestra, ecco, fra i quali io cito Bernstein, che è al suo incontro, l'incontro è avvenuto con Franco Corelli nel 1971 al Metropolitan con la Cavalleria Rusticana, vero Franco? Sì, Bernstein, bravo direttore d'orchestra, ha dei tempi tutti suoi personali, ma sono interessanti, è piacevole cantare con lui. Ci sono sempre un po' di incontri e scontri, ma... Per arrivare a una felice fusione, bisogna scontrarsi, incontrarsi deve essere, e scontrarsi, e allora viene fuori veramente l'esecuzione di effetto, ovvero quella che rimane. Ed è avvenuto così. È avvenuto così. Allora, e a questo punto vorrei proporre alla vostra visione e al vostro ascolto l'interpretazione di Franco Corelli nell'Addio alla Madre dalla Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni. Oh,
Ecco, io a questo punto vorrei fare una domanda a Franco Corelli. Franco, sinceramente, in quale misura il tuo piacevole aspetto fisico ha contribuito al tuo successo? Beh, in quale misura non so dirti, però io credo che un aspetto fisico piacevole in teatro serva. Certo. Cioè il cosiddetto physique di role, esatto, ci vuole, oggi come oggi penso che ci voglia. Certo, certo. Beh, sicuramente se fossi stato goffo, oppure, non so, accompagnato magari da una piccolissima voce, forse non avrei fatto la carriera che ho fatto. E quindi, insomma, ci accoppiando, vero, è l'uno e l'altra, beh, indubbiamente si ottiene, si va appunto, si centra il personaggio sia dal punto di vista vocale che interpretativo, il che è molto importante, ebbene, ma della natura ti ha dato tutto, allora, da questo punto di vista, non, diciamo ti, è, non ti è mancato niente. Diciamo così. Io a questo punto vorrei concludere questa serie di esibizioni canore, poi ce ne sarà ancora un'altra, intendiamoci, vero, ma diciamo così, di musica seria, ecco, con un brano che... forse molti di voi non hanno avuto opportunità di ascoltare, perché è tratto dalla Messa da Requiem di Verdi, ed è L'Ingemisco, che Franco Corelli, se non erro, ha cantato soltanto due volte, vero? Sì, è vero, due volte. Nella sua carriera. L'ho cantato diretto al Maestro Meta a Los Angeles. Ok, ecco, ascoltiamo allora questa primizia, quasi primizia, diciamo così, assoluta, cantata da Franco Corelli.
A questo punto vorrei pregare il dottor Giuseppe Pugliese di volerci tracciare un profilo critico sull'arte canora e interpretativa di Franco Corelli. Prego, dottor Pugliese. Ma io credo che per parlare di Franco Corelli, della sua voce, dei suoi studi, del suo impegno professionale e del suo repertorio, convenga cominciare da quella che potrebbe essere la conclusione di questo mio intervento. Io considero Franco Corelli l'ultimo, unico, autentico esempio, l'ultimo grande modello di quello che i tedeschi chiamano Heldentenor, tenore eroico, intendendo per tenore eroico un artista, un cantante, un tenore dalla voce, dal colore, dalla consistenza, dalla potenza drammatiche, con la capacità di affrontare quelle opere di lunghissime tessiture che Corelli ha potuto affrontare, cioè il vero tenore eroico, io direi tenore epico. Ma questo non è stato un punto di partenza, è stato un traguardo di arrivo di Franco Corelli. Quando io l'ho ascoltato, credo nel lontano 52-53, al suo debutto in Carmen, non solo non potevo pensare che Corelli sarebbe riuscito a cantare le opere che poi riuscì a cantare, ma addirittura c'era, non soltanto da parte mia, qualche perplessità su quello che poteva, che sarebbe potuta essere la carriera di Franco Corelli. Perché la voce di Franco Corelli, la tecnica di Franco Corelli, all'inizio non era quella che poi gradualmente, attraverso un lunghissimo itinerario, è diventata. C'erano dei limiti molto evidenti e tutto questo va spiegato, va chiarito, va esposto. Successivamente posso dire che riascoltandolo in Carmen, in Fanciulla, nei Pagliacci, non c'è dubbio che si pensava già a Corelli come una sicura promessa del teatro lirico mondiale di grande tenore drammatico. Rimane il quesito di come Corelli, senza mai abbandonare, senza mai perdere nulla delle caratteristiche drammatiche di questa voce, sia riuscito negli anni successivi, nel momento poi culminante della sua carriera, ad affrontare opere come l'Aida, come il Pirata, come il Poliuto, e va ricordato, sottolineato in modo particolare, quel traguardo ultimo e indimenticabile che furono i leggendari oramai Ugonotti Scaligeri. Ora, io so, perché conosco Corelli dalla sua nascita come cantante, come artista, e c'è stata una lunga consuetudine e familiarità con questo artista, e quindi posso dire di conoscere qual è stato l'impegno, quali sono stati i sacrifici, quali sono state le continue lunghe riflessioni che Corelli ha fatto sulla sua tecnica, sulla sua voce, per giungere a cantare quelle opere che ha cantato e per ampliare il suo repertorio, come lui ha ampliato. E Corelli, nessuno più di lui lo sa, che cosa gli è costato questo, quanto scrupolo ossessivo, quale coscienza professionale lo abbia sempre accompagnato, vorrei dire sino ad un limite persino quasi morboso, eccessivo. Io ho infiniti ricordi dei grandi debutti di Corelli, il Trovatore a Bologna, il debutto dell'Aida, quando si pensa che Corelli ha cantato la prima volta l'Aida all'Arena di Verona, di fronte a questo mostro di questo immenso anfiteatro con 20-25 mila persone. Ma questo è il frutto di uno studio continuo, di uno scrupolo e di una, potrebbe sembrare paradossale, e invece non lo è,
di una grande, profonda, severa coscienza ed umiltà verso quello che lui faceva. Io non ho mai visto una sola volta Corelli entrare in scena senza una grande, enorme, immensa paura di non farcela, anche quando oramai era talmente sicuro, talmente affermato che non c'era nessun dubbio su quello che lui avrebbe fatto. Questo per quello che riguarda la voce. Ma l'aspetto, gli altri aspetti veramente straordinari di Franco Corelli, quello sì, sono nati con lui quando lui ha messo piede sul palcoscenico la prima volta per questo grande debutto di Carmen. È vero che allora il primo e il secondo atto di Carmen avevano quei comprensibili limiti, perché la sua vocalità non si era sviluppata, non si era formata in quel modo. Ma tutti, io ricordo con il vecchio Adriano Belli, che allora era il presidente di questo centro sperimentale di Spoleto, quando l'abbiamo visto apparire all'ultimo atto, nella grande scena, quella grandissima scena di quello straordinario capolavoro che è Carmen, ci siamo detti: questo non è solo un grande cantante, ma è anche un grande attore, il che specialmente per la categoria dei tenori è un aspetto molto difficile. E queste caratteristiche ha sempre mantenute. Ora, Corelli, ripeto, sa molto meglio, più di tutti noi, quali sono stati i sacrifici e quanto è stato lungo. Noi diciamo l'itinerario, vorrei dire, non è una parola pesante, esagerata, il calvario degli studi, della tecnica di Franco Corelli, che già affermato, già celebre in tutto il mondo, per risolvere, per consolidare meglio alcuni problemi di tessitura per quelle opere che dicevo prima che lui ha cantato, si recò a chiedere aiuto, consigli, suggerimenti a Giacomo Laurivolpi. E lui potrebbe dire, almeno questo è, mi pare giusto, quanto giovamento abbia tratto da questi consigli, è vero? È vero. Indubbiamente Laurivolpi aveva fatto prima di me quel repertorio. Io mi sono rivolto a lui proprio perché avevo dei vuoti enormi sulla voce e non arrivavo alla fine, non in un punto, ma in diversi punti, perché o forse perché ho cominciato troppo presto a fare questo repertorio acuto, o forse perché non ero ancora preparato. C'era anche il peso del repertorio drammatico, perché a un certo punto c'è anche questo da dire, si poteva presumere, a rigore di logica e sulle precedenti conoscenze ed esperienze, almeno un altro grande tenore cantante ha fatto una scelta in questo senso, che Corelli si sarebbe orientato verso il grande repertorio drammatico, quel repertorio che avrebbe potuto benissimo, solo che l'avesse voluto, condurlo al coronamento dell'Otello, per dire, questo è abbastanza semplice, oppure che appena avesse intravista la possibilità reale, tecnica e vocale di affrontare il repertorio eroico, il repertorio epico, avesse fatto questa seconda scelta. In realtà, questo a me pare l'aspetto veramente eccezionale della presenza di Corelli. Corelli ha percorso per tutta la sua carriera contemporaneamente questi due aspetti. Corelli, a mio avviso, è stato sempre il grande tenore, il grande interprete drammatico, e il grande tenore, il grande interprete epico, eroico. E questo, bisogna dirlo, è un fatto assolutamente singolare, di cui io, tranne appunto gli esempi di Laurivolpi, ma con una differenza, occorre pur dirla, Corelli sa della mia grandissima ammirazione che io ho avuto per Laurivolpi. Ma non dobbiamo dimenticare che il colore della voce di Laurivolpi era un colore molto più chiaro, non aveva quelle inflessioni baritonali, quel colore proprio di metallo brunito che è la voce di Corelli, e questo comportava dei problemi non indifferenti per il repertorio eroico ed acuto. E io però dico, sono convinto che se Corelli, interpretando il grande repertorio eroico,
ha potuto continuare a fraseggiare come lui ha saputo fraseggiare, quel fraseggio così scandito, così acceso, così rovente come lui aveva, pensa al trovatore, questo credo che fosse dovuto proprio alla grande esperienza del repertorio drammatico. Non so se Corelli è d'accordo sotto questo aspetto. Quasi sicuramente così. Il suo fraseggio, che anche questo, badiamo, è stata una conquista, perché all'inizio non era così. C'erano delle incertezze, dei limiti, che quasi sempre, all'inizio, lo coglievano nell'aspetto cantabile, nell'aspetto lirico, che poi invece ha completato. Perché fin dall'inizio, invece, quando c'era la spinta, l'impeto drammatico della frase e del personaggio, sin dall'inizio, io lo ricordo come fosse ieri, sono passati tanti anni, ma non potrò mai dimenticare l'enorme impressione di quella prima Carmen, che poi ho sentito innumerevoli volte, naturalmente completa, perché quando è giunto alla sua grande maturità, dalle prime parole fino all'ultimo, allora si trattava di un crescendo continuo che esplodeva nel finale, dove sapeva, e questo lo dissi anche una volta in una delle mie trasmissioni radiofoniche, è stato l'unico che ha saputo ricordarmi quasi una sintesi del fraseggio così intenso, così commosso, così accorato che aveva Caruso con la grande spinta eroica di Lauri Volpi. Queste sono le mie impressioni e i miei ricordi di, ripeto, di una carriera e di un modello di artista di cui oggi io non ravviso assolutamente alcun confronto e alcun esempio possibile. Dopo l'autorevole e interessante intervento del dottor Pugliese, vorrei fare a Franco Corelli un'ultima domanda. Ecco Franco, nell'arco della tua carriera, quali sono state le compagne ideali per te sulla scena? Ma indubbiamente io, avendo sempre praticato il grande teatro, ho sempre cantato con, diciamo, con grandi soprano. Sì. Ma in particolar sì, modo? Una delle prime, diciamo, è stata la Callas, che l'abbiamo, mi ha aiutato nominata, oltretutto, certo, come formazione, certo, diciamo, della la mia carriera artistica. Poi la Tebaldi, con la quale ho cantato lunghissimi anni al Metropolita, quasi tutto il repertorio, Gioconda, Tosca, Boheme, cos'altro, Adriana e molte altre opere. E poi, diciamo, l'ultima ancora, che ho detto prima, con la quale ho cantato ben 18 anni, di Turandola, Nils. Quindi le tre compagne ideali della tua carriera. Sì, le tre grandi soprani. Callas, diciamo, Tebaldi e Nils. Senti Franco, siamo negli anni Ottanta e io so che tu continui in maniera brillante, attivissima, la tua attività in America soprattutto, vero? Sì, è un'attività concertistica, sì. Ecco, e io vorrei pregarti di voler concludere il programma che abbiamo voluto dedicarti, così regalando alle tue ammiratrici e ai tuoi ammiratori un ultimo pezzo, diciamo così, che rientri un pochino nell'attività concertistica, una canzone romanza, posso suggerirtela? Non ti prego, non saprei scegliere.